La vita di Belén Rodríguez è sotto i riflettori per motivi che vanno al di là del semplice gossip. Con un nuovo capitolo in arrivo, sia nella sua carriera che nella vita personale, la showgirl argentina sembra decisa a voltare pagina. Un curioso evento ha catturato l'attenzione dei media: alcuni oggetti, tra cui un quadro che la ritrae insieme al suo ex compagno Stefano De Martino, sono stati avvistati fuori dal suo appartamento a Milano, sollevando interrogativi sulla sua volontà di liberarsi del passato. Un cambio di vita imminente, Belén Rodríguez si prepara a festeggiare un compleanno importante, il suo 40esimo, e sembra che questo anniversario la spinga a riconsiderare la sua vita. Dopo aver lasciato Mediaset un anno fa, la conduttrice sarà nuovamente protagonista in TV con due nuovi programmi su Discovery: Amore alla prova, La crisi del settimo anno, e Only Fan. Questa transizione professionale suggerisce un forte desiderio di rinnovamento, non solo in ambito lavorativo, ma anche nella sua vita privata. Sotto il suo appartamento a Milano, nei giorni scorsi, sono stati avvistati vari oggetti. Tra questi, un grande quadro che ritrae Belén insieme a Stefano De Martino, il padre di suo figlio Santiago. L'immagine è stata vista sul marciapiede, accanto ad altri cimeli, di cui sembra voler sbarazzarsi. Le speculazioni sulla sua volontà di liberarsi di ciò che rappresenta un legame con il passato si sono diffuse rapidamente. Possibile trasloco o semplice gesto di disfacimento di vecchi ricordi? Oggetti sul marciapiede. Simbolo di una nuova era? Il settimanale oggi ha riportato la notizia degli oggetti messi sul marciapiede, il che ha portato a discutere l'intenzione dietro questo gesto. Si parla di un trampolino elastico e, in particolare, di un quadro di grandi dimensioni con l'ex compagno De Martino, un chiaro simbolo di quello che Belén potrebbe desiderare lasciare andare. L'immagine ha alimentato le voci su un possibile trasloco imminente o su quali possano essere i reali motivi per cui la showgirl ha deciso di eliminare o spostare questi oggetti. Il dilemma sui motivi di questo gesto è alimentato dalla presenza della società AMSA, che a Milano si occupa della raccolta dei rifiuti. Potrebbe dunque essere un modo per liberarsi di oggetti di cui non ha più bisogno, oppure un semplice gesto simbolico per sottolineare il suo desiderio di staccarsi dal passato. Che piaccia o meno ai fan, resta da vedere se questa apparente pulizia si tradurrà in un cambiamento di vita concreto o se, in fondo, la showgirl avesse in mente un semplice riordino. La vita privata di Belén. Nuove avventure e nuovi amori. Nel frattempo, la vita privata di Belén Rodríguez prosegue a gonfie vele. Con la nuova relazione con Angelo Galvano, la showgirl ha trascorso l'estate in dolce compagnia e ha condiviso sui social i primi attimi di intimità con il suo nuovo partner. La relazione sembra essere una fonte preziosa di felicità per Belén, che si trova, così, a vivere un periodo di stabilità e rinnovamento. Luogo di riferimento rimane, comunque, Stefano De Martino, il quale si è dedicato alla conduzione di Affari Tuoi, su Rai 1, raccogliendo consensi, grazie a una popolarità che non sembra essersi affievolita. Entrambi i protagonisti si trovano a dover gestire una dinamica legata al loro passato e alla loro posizione mediatica, in un contesto in cui milioni di fan seguono le loro vite con grande interesse. Mentre Belén si prepara a tornare alla ribalta, la sua capacità di affrontare la vita e di navigare le relazioni con attenzione risplende più che mai. La transizione verso una nuova fase potrebbe non solo rappresentare una liberazione dal passato, ma anche l'inizio di un percorso promettente pieno di opportunità,